Ciao amici dei conigli, benvenuti in questo nuovo video e oggi parleremo di encefalite. Encefalite è una malattia purtroppo molto frequente nei conigli. Vediamo insieme quindi quali sono le cause, i sintomi e i rimedi. Cos'è in pratica che fa malare il nostro coniglio di encefalite? È un parassita chiamato Encephalitozoon cunicoli. Questo parassita può trovarsi in qualsiasi organo del coniglio, dai reni ai polmoni, al cuore, all'occhio e principalmente molto spesso nell'encefalo. E questo parassita, una volta che si attiva, causa praticamente un'infiammazione. Quindi il nostro coniglio risponderà in base a quale organo è colpito con dei sintomi differenti. Come avviene il contagio di questa malattia? Solitamente avviene tramite l'ingestione di cibo contaminato con urine di qualche coniglio infetto. Oppure potrebbe succedere durante il parto, il cucciolo viene contagiato dalla madre infetta. Il coniglio è contagioso durante la fase acuta di questa malattia. Questo sembra che sia nelle prime settimane o al massimo nei primi 2 mesi dall'inizio dei sintomi. Sicuramente il sintomo più comune è la testa inclinata. Questo può comparire da un giorno all'altro, quindi è una malattia molto subdola che spesso non dà sintomi premonitori. Quando notiamo che il nostro coniglio tiene la testa inclinata in maniera innaturale, dobbiamo subito allarmarci e contattare un veterinario, ovviamente esperto in esotici. A volte un coniglio può avere la testa inclinata non solo per l'encefalite, ma anche per altri tipi di problemi come ad esempio un'otite o una grande infiammazione o altri tipi di problemi magari legati ai denti. Ci sono comunque dei segnali che il nostro coniglio può manifestare in caso di encefalite. Quello più tipico è la testa inclinata, ma può essere associato magari ad un nistagmo oculare, quindi il movimento orizzontale degli occhi. Ma non solo, il nostro coniglio può perdere l'equilibrio, rotolare, non tenersi sulle quattro zampe, rimanere sdraiato, oppure può magari avere altri problemi, magari meno evidenti, come ad esempio un dimagrimento, un'urinazione frequente legata spesso a un'insufficienza renale, oppure un'aggressività particolarmente accentuata, oppure ci sono altri sintomi come ad esempio una paralisi degli arti o ad esempio dei problemi agli occhi, delle macchie che si formano negli occhi. Ovviamente poi negli organi interni è più difficile capire se ci sono dei problemi in corso, ma ricordatevi che il parassita dell'encefalite può colpire qualsiasi organo, anche quelli interni, e quindi ci sono conigli che possono morire improvvisamente e solo tramite un'autopsia possiamo eventualmente sapere se era affetto da encefalite.
Con un esame di laboratorio che prevede un prelievo di sangue, il veterinario potrà capire se il nostro coniglio è affetto da encefalite e se è in fase acuta. Una volta che si è appurato che il nostro coniglio ha l'encefalite, il veterinario provvederà a dare una terapia. Solitamente è una cura che si fa per bocca per almeno 28 giorni e a volte si danno in abbinamento altri farmaci. Ovviamente sarà il vostro veterinario a dirvi bene quali farmaci si devono dare. Se avete una coppia dove uno dei due si è ammalato di encefalite, non separateli, non dividete la coppia, ma comunque teneteli insieme e continuate a tenerli insieme anche durante la malattia. Questo perché molto probabilmente il coniglio ammalato ha già contagiato anche quell'altro. Quindi è inutile dividere i due conigli, anzi è solo stressante per il coniglio malato. Cosa possiamo fare noi oltre alla terapia farmacologica che ci darà il nostro veterinario? Sicuramente il primo consiglio è di avere molta pazienza perché la terapia non fa effetto subito. Nelle prime 2 settimane solitamente il coniglio avrà un peggioramento nei sintomi. Quindi potrete notare magari che la testa si inclina sempre di più, potrete notare magari un'inappetenza, oppure un rotolamento sempre più forte e una perdita di equilibrio. Non dovete spaventarvi, è abbastanza normale, la terapia inizia a fare effetto dopo qualche settimana. Quindi quello che possiamo fare noi è se il coniglio perde l'equilibrio, tende a rotolare, potrebbe farsi male e quindi dedicare una zona un po' più ristretta e un po' più sicura. Non mettetelo in gabbia, non spostatelo dal suo ambiente. Il coniglio deve rimanere nel proprio ambiente e deve poter riconoscere i propri odori. Se voi cambiate ambiente, potrebbe avere un peggioramento. Un coniglio ovviamente con la testa inclinata che non ha equilibrio difficilmente riuscirà ad entrare in lettiera per sporcare. Quindi dovrete agevolarlo magari con dei tappeti, con delle coperte, mettendo delle traversine dove lui possa sporcare. Mettetegli il cibo molto vicino in maniera che non deve far fatica per trovarlo. Se il coniglio non mangia, dovete alimentarlo forzatamente per i primi giorni finché non riprende a mangiare. Sicuramente un coniglio magari che soffre di encefalite con la testa inclinata e che perde l'equilibrio può spaventarsi perché non capisce cosa sta succedendo. Quindi dovete cercare di calmarlo, rassicurarlo, fargli sentire la vostra presenza e le vostre carezze e questo lo aiuterà tantissimo. Se il vostro coniglio ha passato l'encefalite ed è rimasto comunque con la testa inclinata, non preoccupatevi, vivrà comunque una vita felice, correrà, salterà, farà tutto quello che fa un coniglio qualsiasi e senza problemi potete anche formare una coppia. Quindi, se il vostro coniglio ha la testa inclinata, l'unica cosa diversa dagli altri è che vedrà il mondo in una maniera differente. Fatemi sapere giù nei commenti se il vostro coniglio ha passato l'encefalite e con quali sintomi. Spero che questo video sia stato di vostro interesse, quindi se vi è piaciuto cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao a tutti!